Bentornati sul canale Italia. Oggi con le ultime notizie come. Sembrava infinito quest'anno, ma anche il GF VIP 7, andato in onda per oltre 6 mesi e a cavallo tra 2022 e 2023, è giunto alla fine con la vittoria di Nikita Pelizzon. Eppure già si parla del GF VIP 8, una creatura di sicuro nuova per Alfonso Signorini. Tantissimi i cambiamenti in vista. Ma Orietta Berti e Sonia Bruganelli? Entrambe le opinioniste, settimane fa avevano spiegato che molto probabilmente non avrebbero ripetuto l'esperienza pure al GF VIP 8. Sonia Bruganelli aveva spiegato fosse arrivato il momento di talenti giovani come Giulia Salemi. Orietta Berti non aveva nascosto la voglia di tornare. Chi erediterà le loro postazioni? GF VIP, escono Sonia Bruganelli e Orietta Berti, le nuove opinioniste. Nelle ultime ore il giornalista Giuseppe Candela ha annunciato che, molto probabilmente, il GF VIP 8 non avrebbe accolto soltanto volti più o meno famosi, ma anche dei NIP. L'ultima volta in cui è successo era il 2019 e lo show era in mano a Barbara D'Urso, ricordiamo nel cast Daniele Dal Moro e Martina Nasoni poi rincontrati nell'ultima edizione. Davide Maggio ha aggiunto che i prossimi vipponi saranno di alto profilo. Insomma, i telespettatori potranno trovarsi di fronte ad un cast composto da veri VIP, l'ultima edizione è stata criticata per l'assenza di nomi davvero rilevanti nello showbiz come anche l'Isola dei Famosi 2023, e da sconosciuti. Tornando alle nuove opinioniste, Deianira Marzano ha riportato che al posto di Orietta Berti e Sonia Bruganelli ci sarebbero Giulia Salemi e la seconda classificata del GF VIP 7 Oriana Marzoli. Giulia Salemi e Pierpaolo Pretelli alla festa degli Spartani del GF VIP 7. Se la fidanzata di Pierpaolo Pretelli sarà opinionista, il suo ruolo legato ai social potrebbe toccare alla ex vippona della sesta edizione Sophie Codegoni, oggi è la conduttrice di Casa Chi. La venezuelana invece ha già tanta esperienza nel ruolo, essendo stata, più volte, opinionista per le versioni spagnole di Uomini e Donne dell'Isola dei Famosi. Se così fosse, sarebbero tutti contenti, tranne i persiani e i Donnalisi. Le due possibili prossime colleghe di Alfonso Signorini, è risaputo, erano entrambe pro Spartani. Grazie per aver guardato l'intero video. Metti mi piace e commenta la tua opinione in modo che possiamo discutere. Non dimenticare di premere il campanello per seguire e aggiornare tante interessanti novità. Ci vediamo nei prossimi video.